Bene, allora, diamo inizio, siamo in tempo, perfetto, l'orario alle 10 minuti di ritardo, cerchiamo di recuperarli. Alcune considerazioni sul motivo di questa giornata. Intanto, come diceva il Presidente, siamo giunti alla quinta edizione, abbiamo cominciato 5 anni fa e abbiamo ogni anno cercato un partner chiaramente di livello importante per poter discutere in maniera compiuta l'argomento ampio e articolato della sicurezza. Abbiamo cominciato, se non ricordo male, con i Vigili del Fuoco, poi il secondo anno abbiamo avuto come partner l'INAIL, terzo anno abbiamo avuto l'ANCE, mi pare di aver visto Michele Tritto che saluto, e l'anno scorso abbiamo fatto la quarta giornata con Confindustria e Fabio Pandolfi, che sicuramente in sala, l'ho visto poc'anzi, entrambi, eccolo, vedo una mano, quindi sicuramente poi parteciperanno, come abbiamo detto ben preciso, alla tavola rotonda del pomeriggio. Insieme ai componenti del GDL Sicurezza, che vorrei, sono riportate del PVM, ringraziare perché grazie a loro poi questa attività si concretizza in giornate come queste, soprattutto il lavoro sviluppato in questi anni ha dei risultati, Damiano Baldessin, Marco De Felice, Andrea Gallo, Antonio Leonardi, Rocco Sassone, Luca Vienne e Stefano Bergadini. Qui abbiamo al tavolo almeno tre relatori, Marco De Felice, Rocco Sassone, Antonio Leonardi. Nel pomeriggio rappresenterà in qualche modo nel tavolo rotondo Stefano Bergadini, il nostro consiglio. L'idea è in qualche modo quest'anno abbiamo voluto che moltissimi dei temi riportati nel titolo, dal rischio alla sicurezza, dalla responsabilità alla sussidiarietà, soprattutto il concetto di rischio ha una sua continuità col congresso che abbiamo tenuto a Perugia quest'anno, nel giugno di quest'anno, dove il tema era Corriamo il rischio, ingegneri per una società aperta, libera e innovativa. E il Corriamo il rischio, nella sua definizione, era partito prima con la valutazione se bisognava mettere un punto interrogativo, se bisognava mettere un punto esclamativo o non mettere nulla. E non c'è dubbio, non mettiamo nulla perché correre il rischio in qualche modo nell'attività professionale è nel DNA degli ingegneri, sicuramente dell'area tecnica. E il rischio ovviamente farsi e essere lasciato a fatti di carattere, senza avere, di carattere generale senza avere una precisa attenzione. Il rischio va coltivato, va giunge chiaramente a livelli di sicurezza adeguati e il rischio va condotto ovviamente, la gestione del rischio va condotto con elementi che riguardano sostanzialmente la responsabilità dei professionisti. Abbiamo voluto nella giornata di oggi inserire anche un aspetto che riguarda l'etica, mai sufficientemente diffusa secondo noi, sia a livello professionale, va ripetuta, rinnovata, ma anche lì col professor Maggiolini troveremo sicuramente un riferimento proprio, anche un tema che a noi è molto caro, che può essere oggetto, sarà oggetto di approfondimento col mondo universitario, la necessità che l'insegnamento di etica possano in qualche modo cominciare già dai banchi universitari. E abbiamo concluso, ritenuto di continuare ad affrontare alcuni temi, abbiamo voluto appunto affrontarla oggi, un attimo in house questa giornata, non c'è un partner come negli anni precedenti, perché ritenevamo in qualche modo che gli argomenti, lo vedete nel panel odierno, sono tanti, cominceremo ad affrontare il tema del capitale autoprestazionale, un tema molto interessante, innovativo, che bene si inquadra, a mio avviso, nel discorso che ha fatto il Presidente Zambrano in apertura. Dovremmo, ancora prima di richiedere giustamente l'equo compenso, stabilire in maniera chiara quali sono le prestazioni e come le prestazioni vanno affrontate per annullare quella asimmetria informativa che nel passato è stata forse causa anche di alcuni come dire, disegni di legge che hanno portato a eliminare il sistema tariffario. Dobbiamo essere presenti anche come sistema ordinistico e garantire che la prestazione abbia delle regole ben precise, quindi garantire in qualche modo la qualità della prestazione. Il capitolato prestazionale si muove in questa direzione, anzi forse ritengo che sia il primo caso in cui le nostre applicazioni diciamo, di carattere tariffario trovano anche un riferimento su come fare e in che tempi fare una determinata prestazione. Poi proseguiremo una serie di attività e concluderemo poi nell'arco della mattinata poi con due casi studio specifici che chiaramente servono moltissimo nel caso specifico in una giornata come questa, quella che riguarda l'Expo di Milano con l'ingegnere Manfrè e poi passeremo un'esperienza più di impresa con l'ingegnere Zucchini che ha questo ruolo specifico all'interno di una
grossa impresa come l'Itachi. Concluderemo la giornata, dopo aver ovviamente affrontato al centro della giornata un tema sicuramente nuovo nei contatti avuti con preliminari con la stampa, leggendo il programma tutti ci chiedevano qualcosa in più sulla cyber security e come la cyber security impatta la SAFT. Il professore Bruzzone su questo sicuramente ci darà motivi interessanti di riflessione, un tema su cui in generale la sicurezza, che nella nostra lingua ovviamente ha un termine univoco, invece in qualche modo deve spostare invece la definizione anglosassone che distingue in maniera molto precisa la security, la SAFT. In qualche modo, ma che trovano, e vedremo come, attraverso la relazione del professore Bruzzone, dei momenti di sovrapposizione e come chiaramente affrontarli. Chiuderemo poi la giornata con l'intervento del dottore Santoriello, del sostituto procuratore presso il Tribunale di Torino, che affronta un tema centrale a nostro avviso per capire quanto la sicurezza ha un valore specifico, non solo chiaramente per il mondo dei professionisti, ma sicuramente anche nel mondo dell'impresa. Quindi la sicurezza come obbligo, la sicurezza non tanto come obbligo, ma soprattutto come investimento. Nel pomeriggio, la tavola rotonda del pomeriggio, ovviamente guidata dalla dottoressa Mattei, giornalista della RAI, cercheremo ovviamente di ritornare un po' a quello che era lo spirito iniziale della giornata nazionale della sicurezza, convinti che gli ingegneri sì possono e devono avere un ruolo primario, ma la sicurezza si fa con tutti gli attori della filiera. È impossibile pensare che siano solo gli ingegneri depositari della verità assoluta della sicurezza. Non lo sono solo gli ingegneri, non è solamente l'area tecnica sicuramente, ma c'è bisogno degli altri attori. Come vedete dai partecipanti, ci saranno tutti in qualche maniera. Abbiamo pensato anche nell'ambito di una gestione della tavola rotonda ottimale di dividerla in due tronconi in modo da poter affrontare separatamente, ma questo poi chiaramente vedremo un attimo il pomeriggio. Io non mi volevo dilungare oltre, mi pare di aver detto tutto, se non alla fine di ringraziare ovviamente, come dopo in questo caso, sia chi ha contribuito a questa giornata, e quindi ringrazio Beta Formazione e Beta Imprese, e anche lo sponsor che è PC, in particolare Beta Formazione e Beta Impresa. All'inizio della tavola rotonda del pomeriggio, in qualche minuto, ci spiegherà un attimo quali sono le attività sviluppate nel settore della formazione. A questo punto penso che possiamo cominciare le nostre relazioni. Io sarò molto, come sanno gli amici qui al tavolo, cercherò di far rispettare assolutamente i tempi, è quella che vede due relatori, l'ingegnere Sassone, che è il nostro componente del GDL Sicurezza, e l'ingegnere Michele Buonanno della Commissione di Sicurezza dell'Ordine Ingegneri di Torino. Questa accoppiata nasce, e bisogna dirlo subito, perché questa vicenda che vi in qualche modo vi illustreranno del capitolato prestazionale per l'SPP nasce da un'idea portata avanti negli anni passati dall'Ordine di Torino in maniera puntuale e precisa, e poi l'Ordine di Torino, giustamente di questo gli rendiamo merito, ha ritenuto opportuno condividerla con, ringrazio il Presidente Antonio Guzzo, di questa opportunità a livello nazionale, può per dare all'iniziativa sicuramente valida e interessante quella valenza necessaria per poterla, come dire, condividerla con tutti gli altri, col sistema ordinistico. Avete, e vi ringrazio, risposto in maniera puntuale moltissimi ordi alla indicazione di colleghi che possono aiutare l'indagine conoscitiva che si sta facendo, e vi devo anche dire che nell'ultimo incontro avuto all'INAIL nell'ambito dell'accordo di programma, questo tema ha trovato grandissimo interesse da parte dei dirigenti che funzionano INEL, e sicuramente troveremo anche lì una collaborazione importante per renderlo efficace e operativo. Quindi a questo punto io mi fermo e passo la parola a Rocco. Sì. Grazie Rocco.